si chiama Daphne Cardinale e a settembre dell'anno 2019 ha partorito una bimba che non assomigliava per niente né a lei né tantomeno ad Alexander, l'amato marito. La pelle era molto più scura di quanto tutti si aspettassero. Dopo circa 60 giorni di tempo la coppia ha deciso di fare il test del DNA e ha scoperto con sorpresa che la bambina non era loro, non l'avevano fatta loro. Così a quel punto la coppia si è messa alla ricerca della coppia alla quale invece era stato dato per sbaglio l'embrione. La ricerca è durata circa 60 giorni, alla fine però l'hanno individuata, l'hanno trovata. La bimba era nata solo una settimana dopo la loro, le famiglie hanno deciso di avviare tutte quelle che sono le procedure legali per lo scambio dei figli che si è verificato nel gennaio dell'anno 2020. Adesso Alexander, il marito di Daphne, ha deciso di fare causa alla clinica chiamata California Center for Reproductive Health di Los Angeles, Stati Uniti d'America. Una vicenda questa che ha dell'incredibile, no? Che ha veramente qualcosa di strano da farci capire. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi al canale Narrativo Italiano Comunitario. Un saluto caro e al prossimo video.